Per me la magia è lo strumento che utilizzo per poter arrivare alle persone, no? È proprio quel concetto che voglio spiegare oggi, che è il fatto che c'è un momento precedente, c'è una preparazione da fare prima della vendita, no? Quindi la negoziazione vuol dire che sei dentro la vendita e stai negoziando per riuscire a vendere, ma hai bisogno di avere il cliente, diciamo, già dalla tua parte, e lo fai nei momenti prima. E quindi un po' come facevo la metafora del calcio o di qualsiasi sport, per giocare una partita devi allenarti prima, se non ti sei preparato prima potresti avere un colpo di fortuna. Però oggi come oggi non possiamo più andare avanti a colpi di fortuna. Difatti il titolo del mio speech è distinguersi per non estinguersi, perché se tu ti rimani come tutti, come la media, rischi di ormai di non lavorare. Ormai internet ti porta a comprare le cose da tutto il mondo e a poter visitare tutto il mondo. Quindi io crei qualcosa di diverso, e a me piace questa cosa qua, il diverso, l'innovazione, il rompere i paradigmi. Infatti la mia presentazione è un modo diverso di fare una presentazione, tutti entrano e fanno vedere delle slide, io invece faccio dei numeri di magia. Il numero di magia è composto da tre parti o atti. La prima parte è chiamata la promessa. L'illusionista mostra qualcosa di ordinario, un mazzo di carte o una bustina di zucchero. Vi chiede di aprirla, agitarla ed aprirla e di controllare che sia davvero normale, reale, inalterato. Ma ovviamente è probabile che non lo sia. Il secondo atto è chiamato la svolta. L'illusionista mostra quel qualcosa di ordinario e lo trasforma. Lo trasforma in qualcosa di straordinario. State cercando il segreto, ma non lo troverete, perché in realtà voi non state guardando, voi non volete saperlo, voi volete essere ingannati. E ancora non applaudite, perché far sparire qualcosa non è sufficiente, bisogna anche farla riapparire. Ecco perché ogni numero di magia è composto da un terzo atto, l'atto più importante, l'atto che noi maghi chiamiamo il prestigio.